Alto schianto a Riese Pio X, perde la vita Vilma Giacchi, 45enne di Marghera, viaggiava a bordo di un'auto che si è scontrata contro un camion. Sono 55 i posti di lavoro a rischio tra i dipendenti della Ilnor di Gardigiano di Scorzè. Incontro in regione con l'assessore Donazzan, poi arriva Landini. Mercatini, il sindaco vuole permettere un Natale di alto livello e merce di qualità. Nei prossimi giorni incontro con le associazioni di categoria. Scoperto dalle fiamme gialle veneziane, un grosso giro di detersivo contraffatto, decine i denunciati in tutta Italia che sono riusciti a ingannare la grande distribuzione. I carabinieri di San Donà hanno denunciato un 19enne e un 23enne, la notte dell'11 settembre avevano ferito due minori. Pioggia, freddo, marea sostenuta almeno fino a sabato compreso, i prossimi giorni a Venezia saranno caratterizzati dal maltempo. Il comune di Jesolo ha vinto il ricorso contro la ditta inadempiente nella realizzazione dei lavori in piazza Mazzini, incassando 300.000 euro. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. In apertura abbiamo la cronaca, come avete sentito anche dai nostri titoli, nel pomeriggio a Vallà di Riese Pio X c'è stato un tragico incidente stradale, quelle che state vedendo proprio le immagini girate sul posto, una 45enne di Marghera, Vilma Giacchi, ha perso il controllo dell'auto finendo contro un camion di trasporto ghiaia che procedeva nella direzione opposta. Non c'è stato nulla da fare per la donna, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, ma una volta sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Come vedete nelle immagini l'auto si è completamente sventrata nell'impatto, stava percorrendo la provinciale verso Caerano quando, per cause ancora in via d'accertamento da parte della polizia stradale, ha invaso parte della carreggiata opposta dove stava transitando appunto il mezzo pesante che trasportava ghiaia diretto a Castelfranco, e lì c'è stato il violento impatto. L'utilitaria si è trasformata in pochi secondi in un ammasso di lamiere e per la 45enne di Marghera non c'è stato nulla da fare. Parliamo ora di lavoro. Sono 55 i posti a rischio tra i dipendenti della Ilnor di Gardigiano di Scorzè. Questa mattina c'è stato un incontro con l'assessore regionale Elena Donazzan. Rumoroso presidio dei lavoratori della Ilnor di Gardigiano di Scorzè fuori dagli uffici veneziani della regione. La manifestazione è a difesa dei posti di lavoro di 55 dipendenti su un totale di 135. Tanti sono gli esuberi annunciati dalla proprietà dell'azienda, intenzionata a concentrare la produzione nella sede bresciana. Se questa decisione dovesse passare, protestano i sindacati, significherebbe l'avvio di licenziamenti che noi siamo decisi a respingere perché vogliamo difendere l'occupazione in questa fabbrica e nel territorio. Noi puntiamo comunque a fare in modo che la produzione resti dov'è e con piena occupazione. Andremo al Ministero dello Sviluppo Economico Roma per chiedere anche al governo di intervenire in questi processi qua, perché non si capisce che adesso le imprese anche locali nel Veneto chiudono e trasferiscono produzione a poco distante, insomma a Brescia, in regione Lombardia. Questo proprio non si riesce di capire. L'incontro tra i rappresentanti sindacali, la proprietà dell'azienda e l'assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan, si è chiuso senza alcuna decisione definitiva, ma con qualche positiva apertura che lascia intravedere uno spiraglio per il futuro. Mentre ieri ero a Roma per Allison e non si è nemmeno presentata l'azienda, qui almeno abbiamo un interlocutore, abbiamo un imprenditore, abbiamo un presidente, a cui abbiamo chiesto ulteriori risposte perché quelle che ci sono non sono sufficienti, e quindi abbiamo rinviato a martedì 27 per una illustrazione di un piano industriale e di un contesto economico per spiegare le ragioni di alcune scelte. E nel corso del presidio è arrivato anche il segretario nazionale della FIOM Maurizio Landini, che era a Venezia per un'altra iniziativa. Eccolo qui, Landini ha salutato cordialmente i lavoratori ascoltando le problematiche della fonderia. Oggi i lavoratori hanno fermato la fabbrica per 24 ore, domani si ritroveranno in assemblea per fare nuovamente il punto sulla situazione. Fino alla presentazione del nuovo piano industriale, RSU e i sindacati hanno deciso di sospendere le iniziative di sciopero pur mantenendo lo stato di agitazione. Torniamo ora ad affrontare la questione dei mercatini di Natale, dopo le perplessità espresse nei giorni scorsi da alcune associazioni di categoria. Sono arrivate le risposte da parte del sindaco Brugnaro. Mancano poco più di due mesi a Natale, eppure non ci sono ancora idee, proposte o disposizioni chiare in merito alle iniziative che i commercianti dovranno adottare. Sconcertate le associazioni di categoria, ma il sindaco Brugnaro rassicura.
Ci saranno i mercatini, non saranno probabilmente in Piazza Ferretto, ma la cosa non è ancora chiusa, dobbiamo parlare con le associazioni di commercianti. Noi abbiamo un'idea di tenere proprio la piazza specificatamente come salotto buono di Mestre e di allargare tutta la città, ma su questo siamo molto aperti e disponibili, stiamo facendo un sacco di valutazioni con tutti. Nessuna presa di posizione definitiva dunque, ma la voglia di rendere questo Natale speciale per Mestre e dintorni. Per Brugnaro dovrà essere un Natale ad alto livello e soprattutto all'insegna della tradizione. Secondo noi sarà un Natale diffuso, cioè noi pensiamo ai percorsi che arrivino, se potessimo, fino a Marghera, cioè attraversando la stazione di Mestre, tra via Piavi, via Carducci, Corso del Popolo, da una parte, dall'altra riuscire ad aprire dietro la piazza, tutta la parte di via Palazzo, dall'altra parte ancora dove c'è la piscina del via Olimpia, insieme al CONI, girare anche dalla parte così, cioè che la gente abbia dei circuiti e possa girare. Cioè la nostra idea è che anche a Favaro, a Zelarino, a Chirignago ci saranno dei luoghi centrali dove faremo, ci sarà la Fenice che farà concertini, ci saranno i Babbo Natali. Vogliamo fare un Natale caratteristico, tradizionale, con la musica e con gli artisti di strada, con le castagne, con il vin brulè. E poi se ci sono anche i mercatini, magari su casette di legno, eccetera, ben venga, poi vediamo dove metterli, in che modo. In particolare il tradizionale mercatino verrà confermato, ma dovrà offrire prodotti di alta qualità, dislocati in maniera tale da escludere la concorrenza con la proposta commerciale cittadina e in contesti assolutamente adeguati, così da diventare attrattivo anche per chi proviene da fuori. Non resta che attendere l'esito dell'incontro con le associazioni di categoria. E questo è il quesito al centro della TG Linea Aperta che abbiamo pensato di proporvi questa settimana. Un Natale senza mercatini. Secondo voi è possibile? Ditecelo attraverso un sms, una telefonata, un fax, un'email, ai numeri e gli indirizzi che vedete scritti in sovraimpressione. I vostri messaggi li leggerete al termine dei nostri telegiornali serali. Ed ora insieme al vice sindaco e assessore Luciana Colle parliamo dell'emergenza casa. Non ci sono soldi, avverte l'assessore, per mettere a norma gli alloggi del proprietà del comune che attualmente sono vuoti. Sentiamo proprio le sue parole. Se parliamo della problematica della casa, assolutamente d'emergenza. E stiamo cercando di riuscire a recuperare proprio la struttura, perché dobbiamo dare risposte. Dobbiamo dare risposte e soprattutto non rimandare. Non esita a definirla un'emergenza la vice sindaca e assessore alla casa Luciana Colle. Abbiamo trovato del personale molto demotivato quando ci siamo insediati negli uffici e stiamo cercando di rimettere in moto la macchina, spiega, ma di sicuro non ci sono i soldi per sistemare gli alloggi di proprietà comunale, attualmente vuoti perché non agibili. Hanno fatto e continueremo a fare anche dei bandi di autorestauro, cioè mettendo a disposizione gli immobili con bandi logicamente, per far sì che le persone che abbiano possibilità anche economiche, qualcosa di più degli altri, se le possano mettere in ordine per essere utilizzate, però è una percentuale molto bassa e purtroppo economicamente parlando non ci sono soldi per poter recuperare tutti questi immobili. Maxi sequestro da parte della compagnia della Guardia di Finanza di Milano nell'ambito della lotta alla contraffazione e alla commercializzazione di prodotti non sicuri. Sono state sequestrate infatti ben 53.551 confezioni di un noto detersivo anticalcare contraffatto appunto ed illegalmente commercializzato. L'attività delle Fiamme Gialle, grazie alla segnalazione di un cittadino, ha condotto alla denuncia di 41 persone e alla scoperta di ben 36 società utilizzate per immettere in commercio il prodotto contraffatto. L'organizzazione acquistava i residui della lavorazione, li impacchettava in confezioni identiche a quelle originali e li vendeva alla grande distribuzione a prezzo estremamente concorrenziale. Non erano in realtà particolarmente pericolosi, però comunque andavano sequestrati perché appunto contraffatti. Avevano ferito due minori la notte dell'11 settembre, bene, sono stati trovati e denunciati. Questa ed altre brevi notizie di cronaca nel prossimo servizio. San Donà. Si è chiuso il cerchio delle indagini intorno ai due giovani di 19 e 23 anni protagonisti di un assalto in via Mazzini i primi giorni di settembre. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due si sono resi protagonisti di aver aggredito e ferito due minorenni di 16 e 17 anni la notte dell'11 settembre. Evidentemente alterati dagli effetti dell'alcol, i due, il napoletano 19enne e il senegalese l'altro, hanno prima fatto volare una bottiglia verso i minorenni, poi sono passati alle mani con pugni al volto e al torace.
una prognosi di 7 giorni. Ci sono volute delle settimane di indagini per incastrarli, ma alla fine i carabinieri ce l'hanno fatta. Rovegano, attimi di paura all'alba in via Da Vinci per un incendio divampato dal tetto di un'abitazione al grezzo. Non ci abitava nessuno, ma per qualche motivo verso le 6 qualcosa è andato storto e in pochi minuti le fiamme, piuttosto alte, si sono impadronite di tutta la copertura dell'immobile. Immediato l'allarme lanciato dai residenti. Sul posto sono giunte 5 squadre dei vigili del fuoco che dopo 3 ore erano ancora lì, intenti per aver spento l'incendio a rimuovere le parti danneggiate del sottotetto. Indagini in corso anche per capire quale sia stata la causa alla base di tutto. Jesolo. Il comune ha vinto il ricorso contro la ditta inadempiente nella realizzazione dei lavori in piazza Mazzini, incassando i 300.000 euro della polizza assicurativa. Somma che va a compensare la spesa sostenuta per l'esecuzione da parte del comune dei lavori di completamento della pavimentazione e per la realizzazione di tutti gli altri interventi di manutenzione straordinaria svolti in precedenza, essendosi già riscontrati danni e problemi di sollevamento di alcune lastre fin dal 2008. Come era stato annunciato, il brutto tempo è arrivato e con esso a Venezia anche l'acqua alta. Fin dalla notte la pioggia è caduta un po' in tutta la provincia e quando i veneziani si sono svegliati l'acqua stava già allagando il centro storico. Alle 12 la previsione del centro mare era di 115 centimetri, mentre alle 11 di 100. Altri picchi rilevanti sono previsti per mercoledì. Alle 11.55 110 centimetri e per giovedì alle 12 di nuovo 115 centimetri. Per quel giorno in particolare è prevista anche una permanenza sopra i 110 dalle 10.40 alle 13.20. Secondo le previsioni meteo, il brutto tempo proseguirà tra l'altro per quasi tutta la settimana. La bassa pressione dovrebbe portare freddo e pioggia almeno fino a sabato compreso. Siamo ora allo sport. Parziali buone notizie per il Mestre Calcio, che ha visto sospendere il risultato sfavorevole dell'ultima gara. Sentiamo perché in questo servizio. Il giudice sportivo ha deciso di non omologare il risultato della partita di sabato scorso, che ha visto la Triestina trionfare per 1-0 sul Mestre. La decisione ha tecnicamente preceduto il ricorso annunciato dalla società mestrina, dovuto al fatto che due dei giocatori schierati tra le fila dei giuliani, Catalano e Dioniso, ad oggi non risulterebbero ufficialmente tesserati con l'Unione Triestina. E tra l'altro giocatori che sono anche non soltanto in rosa, ma hanno fatto parte anche dell'11 capo. Per cui anche uno tra l'altro è stato anche ammonito, quindi diciamo che sono atti dovuti. Insomma, noi chiaramente, in quanto in questi casi parte lesa, faremo la nostra parte nel momento in cui dovesse essere appurato che rispondono al vero questo tipo di, diciamo, segnalazioni. In attesa delle verifiche e della decisione ufficiale del Tribunale Sportivo, il risultato finale della partita è stato sospeso e le due formazioni al momento risultano aver giocato una gara in meno. La Triestina è quindi tornata a quota 4 punti in classifica, il Mestre a 6. Laddove fossero evidenziate delle responsabilità, beneficeremo evidentemente, secondo il regolamento, di un risultato a tavolino. Viceversa, le cose rimangono così come stanno e consapevoli di questo noi andiamo avanti. Però, insomma, ecco, non ci aspettiamo nulla di straordinario e nulla in più noi vogliamo, per cui voglio quello che è giusto e che emerga la verità, insomma, tutto qua. Un'affluenza oltre le aspettative, stiamo parlando della Camminata Rosa, una delle iniziative del mese per sensibilizzare la donna sul tumore al seno. Abbiamo avuto quasi 800 presenze, ce ne aspettavamo solo 300 e nonostante il tempo non sia molto clemente, l'affluenza è stata massima. In centinaia hanno scelto di partecipare alla Camminata Rosa organizzata nell'ambito delle iniziative del mese per sensibilizzare sul tumore al seno, con partenza dalla stazione di Venezia Santa Lucia fino alla Madonna della Salute. La camminata è stata promossa dalle Pink Lioness in Venice e la squadra Dragon Boat, composta da donne legate al movimento Breast and Boat operate al seno. La pagaia ci permette di evitare il linfoedema, che è una delle complicazioni più gravi che si possano avere dopo l'operazione, lo svuotamento ascellare. La nostra squadra ci permette una riabilitazione psicofisica. Psico perché la donna operata al tumore al seno è colpita da un tipo di tumore che coinvolge la sessualità, la femminilità e quindi non è un tumore come tutti gli altri. Abbiamo più bisogno di reagire, dobbiamo non permettere al male di toglierci la capacità di gioire della vita.
Il tumore al seno colpisce in media una donna su 8, ma anche gli uomini possono ammalarsi. Fare prevenzione è importante perché grazie alle nuove tecnologie sempre più sofisticate oggi è possibile individuare lesioni in fase iniziale e in questi casi la probabilità di guarigione è di oltre il 90%. Per tutto il mese di ottobre i 395 punti prevenzione o ambulatori LILT sparsi sul territorio nazionale saranno a disposizione per offrire alle donne visite senologiche ed esami strumentali, dare consigli utili e materiale informativo scientifico per aiutare a capire meglio come prevenire, scoprire, curare e vincere la malattia. E torna Focus questa sera a partire dalle 21.05, la lente di ingrandimento vista dal Veneto e dai Veneti. In studio insieme al direttore Luigi Vacialli ci saranno Leonardo Padrin, Nicola Pellicani, Valeria Mantovan, Davide Meneghini, Domenico Dalbò, Renato Povellato. E come sempre potrete intervenire da casa inviando i vostri sms. TG Venezia Mestre termina qui, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi lascio agli sms di Linea Aperta. Arrivederci.